È passato un anno da quella telefonata e io sto tornando all'ospedale, di nuovo. Leucemia acuta mieloide. Così si chiamava ciò che non andava nel mio sangue. Sai che mi fa ancora male? Certo, ma da tutte e due le parti. Sì. Ho fatto 3 cicli di chemioterapia, diversi mesi di cura. E oggi devo fare la biopsia ossea per controllare se la malattia è davvero scomparsa. Sì, la zona rimane indolenzita per un po'. Adesso cerco di prendere un punto dove non ti sia stato prelevato già tanto, ma è ovvio che... Ho diverse cicatrici sulla schiena ormai. Ma oggi è diverso. Come va? Sento dentro, insomma, che stai girando. Fermo, adesso senti un po' tirare, Senti un po' tirare. Aspetta, fermo. Bravissimo. E non è il dolore. Ok, senti ancora un po'. O perlomeno non solo. È diverso. È qualche cosa di più simile all'assenza di pensiero. Al buio. Al terrore. Il terrore di dover ricominciare tutto da capo. La malattia se n'era andata. Ma con lei era scomparsa anche una parte di me. Ed io ogni mese devo fare i controlli. Ogni mese è un prelievo. Ogni mese è la paura che ritorna. Ci sono le pastiglie di mezzanotte. Cosa la prendo dopo pranzo? Sì. A posto, dopo mezzo. La prima volta che sono uscito da quelle stanze, dopo il primo ricovero, non riuscivo a pensare ad altro che alla malattia, a com'era arrivata, alle cose che non avevo fatto, a quanto tempo mi sarebbe rimasto da vivere. E questo pensiero era così forte che non ero più io a pensare alla leucemia, ma era la leucemia che pensava a me. Lucio, quello di prima, non esisteva più.